Bene, oggi riprenderemo l'aforisma di Lacan, molto conosciuto, che l'inconscio è strutturato come un linguaggio, e questa volta daremo una spiegazione più rigorosa, una definizione più rigorosa, attraverso tutta una serie di riferimenti. Cominciamo con Jacobson. Dunque, Jacobson è un linguista molto conosciuto che aveva ripreso i lavori sulle afasie di Jackson, che sono stati pubblicati nel 1915. E questo autore, dunque, qui, si era interessato alle afasie, che aveva ricondotto tutte le afasie a fondamentalmente due grandi gruppi, che si riferiscono. Il primo, vediamo un po', il primo è nella difficoltà, nel problema a selezionare la parola giusta, oppure a selezionare il suono giusto. Per esempio, l'afasico vuole pronunciare la parola cammello e al posto della parola cammello dice cappello. E qui in effetti c'è una difficoltà nel scegliere il suono giusto. Si può avere poi anche le difficoltà a scegliere la parola giusta. Dunque, nella selezione della parola o del suono. L'altro gruppo è invece nella difficoltà a combinare le parole tra di loro. Per esempio, io mangio una mela con appetito, ecco che mela. Mangiare, mela sono combinate tra di loro, no? E l'afasico lì non riesce a combinarle e dunque si ha poi un insieme di parole che si susseguono ma non sono legate bene. Ma la difficoltà può essere anche nel combinare i suoni di una stessa parola, per cui cammello sarebbe melloca, eh? Melloca invertirebbe le due sillabe, no? L'inversione delle sillabe. Dunque, la difficoltà di combinare le sillabe oppure di combinare le parole tra di loro, che sia quella forma di afasia che è chiamata agrammatismo. Ebbene, questi due gruppi, dunque due gruppi alle quali si possono ricondurre tutta una serie di afasie, corrispondono poi a due assi del linguaggio conosciuti, no? C'è il lasso paradigmatico e lasso sintagmatico, cioè i paradigmi e la sintassi, ecco, semplicemente. Paradigma di una parola, per esempio, è io mangio, tu mangi, lui mangia, cioè c'è la parte che rimane la stessa e si cambia solo la parte finale, il paradigma. Ma anche poi nella selezione delle parole si può dire anche l'asse paradigmatico. E Jacobson dunque si riferisce a questi lavori di Jackson sulle afasie, che fa dopo lui a dunque operare un'associazione tra questo asse paradigmatico e questo asse sintagmatico, dunque questi grandi gruppi in cui si possono ricondurre tutta una serie di afasie, per va a ricondurle a due figure retoriche. Allora, A va a mettere la metafora. E B, dove c'era l'asse sintagmatico, va a mettere la metonimia. Metonimia. Allora, la metafora è un esempio molto facile, molto semplice. Una persona che è molto forte dice: quello è un leone, no? Quello è un leone, è una metafora. Cioè, leone sta a la parola forte, no? Quella persona è molto forte, quella persona è un leone. Dunque si va a selezionare una parola e la si va a rimpiazzare con un'altra.
Dunque è nel campo della selezione delle parole e la metafora poi si cambia una parola selezionando una parola tra diverse. Nel caso della metonimia, per esempio, andiamo a bere un bicchiere, andiamo a bere un bicchiere e il bicchiere sta per andiamo a bere un bicchiere di vino. E lì si va a scegliere una parola nella catena, nella combinazione di quella parola con altre parole. Dunque, un bicchiere, vino, no, un bicchiere di vino, e si va a scegliere solo una parte di una parola che è combinata con altre parole. Ed ecco che Jack Jacobson va a ricondurre l'asse paradigmatico e sintagmatico, che si riferisce comunque a dei gruppi che racchiudono tante diverse patologie di afasie, a questi due funzionamento del linguaggio. Il linguaggio poi è strutturato da queste due forme retoriche, una di selezione di una parola che si va a dunque è un leone per dire che è molto molto agile e quello della metonimia che prende una parola che è combinata con altre parole. Lacan cosa farà Lacan? Che lui si riferisce ai lavori di Jacobson. Ebbene, si accorge che di fatto queste due figure retoriche che secondo Jacobson strutturano il linguaggio, il funzionamento del linguaggio, Freud le aveva scoperte di fatto nel funzionamento, nell'espressione dell'inconscio, soprattutto nel mondo, durante il mondo onirico, durante i sogni. In effetti Freud aveva scoperto due meccanismi, quello che chiamava due meccanismi che permettono all'inconscio di esprimersi durante il sogno, quando c'è un po' la censura, ma sono anche meccanismi che si trovano anche nel mondo diurno, che sono la condensazione e lo spostamento. Ebbene, Lacan dice, in effetti la condensazione, è l'equivalente della metafora, nel senso che nella condensazione si va a mettere insieme più aspetti, no? Che si ritrovano poi nel campo della metafora, cioè dire che è un leone e che si va a mettere molte caratteristiche sotto una parola. E nel mondo dei sogni è un po' così, cioè sotto un'immagine sono raggruppate più immagini insieme. E l'altro meccanismo è lo spostamento che corrisponde, secondo Lacan, alla metonimia. Si va a spostare l'accento su un'altra cosa, allora che questa è una parte importante, non appare più nel sogno. Come per dire, andiamo a bere un bicchiere, normalmente il vino è la parte più importante, ma non appare, appare il bicchiere, è la metonimia. E così anche nel mondo dei sogni. Per cui Lacan dice che Freud aveva scoperto come era strutturato il linguaggio dell'inconscio, che era strutturato da questi due meccanismi. Condensazione e spostamento, che guarda caso sono i due meccanismi che secondo Jacobson strutturano il linguaggio. Per cui l'inconscio, come è stato scoperto da Freud, è strutturato da questi due meccanismi, si struttura, cioè si esprime tramite questi due meccanismi, come nel linguaggio ci si esprime tramite questi due meccanismi che sono la metafora e la metonimia. Per cui l'inconscio è strutturato come un linguaggio, vuol dire che l'inconscio è strutturato in effetti da questi due meccanismi che la metafora, la metonimia, la condensazione, lo spostamento, come il linguaggio è strutturato da questi, la metafora e metonimia. Ed ecco, alla prossima video, arrivederci.